I miei genitori conobbero il Signore quando io avevo circa 8 anni, tramite la malattia, l'anemia mediterranea. E ricordo che la situazione in casa non era felice, perché i miei genitori erano molto giovani. Avevo circa 6 mesi quando è stata scoperta. Mia mamma aveva appena 16 anni, mio padre 18, quindi le liti in quella famiglia, la tensione era forte per cercare di curare al meglio questa bambina. Ricordo che una vicina di casa ci cominciò a parlare del Signore e mi innamorai subito di Gesù. E fu, diciamo, come lo chiamiamo, un amore a prima vista. Quindi dalle liti si passò alla tranquillità, all'amore familiare, e vedevo che Gesù stava trasformando il cuore in quella famiglia. Io all'età di 17 anni cominciai ad allontanarmi. E i miei genitori all'inizio mi educarono, leggevamo tutti insieme la sera la Bibbia. Però piano piano mi discostai, perché volevo fare le mie esperienze, e mi sentivo anche arrabbiata dentro, perché subentrarono altri fattori che peggiorarono la malattia. Quindi me la presi un attimo con Dio e cominciai a dire: ma perché proprio io? Perché mi stai punendo in questa maniera? I pensieri miei non erano belli, perché volevo anche togliermi la vita, ero stremata, erano proprio pensieri brutti questi. E mi resi conto che non potevo continuare così. C'erano dei versetti che affioravano la mia mente e dicevano: venite a me voi che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo. Era un riposo non fisico, ma un riposo dell'anima, spirituale. Avevo bisogno di quella pace. Allora una sera, mi ricordo stremata di tutto ciò, mi inginocchiai e dissi: io non ce la faccio più. Ti sto piegando fisicamente le mie ginocchia, ma ti sto piegando anche il mio cuore. Signore, intervieni, perché tu mi hai dato una vita così preziosa, può essere per la tua gloria. Signore, cambia, io mi riconosco una peccatrice, ma il sangue tuo che mi può lavare. Allora mi alzai da quella preghiera un'altra persona, una pace che è indescrivibile. Quella pace non te la possono regalare le persone, non te la può regalare un oggetto, ma è la pace di Dio che regna nel cuore. Io so che insieme a Gesù ogni cosa si può affrontare, i problemi ci sono sempre, i momenti di dolore ci sono sempre, ma insieme a Gesù noi possiamo affrontare ogni problema. È proprio perché Lui è il nostro amico, è il nostro consolatore, e Lui ci capisce più di un papà, di una mamma, di un marito, di un fidanzato, di un parente, perché il Signore è vicino a noi. La Bibbia è entrata nel mio cuore, è stata una spada che piano piano ha prodotto qualcosa di bello. Oggi ringrazio il Signore perché servo il Signore nell'opera dei sordi, con le persone sorde. Le mie mani parlano e ho opportunità di parlare con le persone sorde di Gesù, di un Gesù che è morto ma che è risorto e che può dare la pace e che un giorno tornerà per portarci con Lui. Tu sei preziosa agli occhi del Signore, e che sei un problema, puoi fare come ho fatto io non ti posso insegnare, ti puoi solo inginocchiare, chiedere aiuto al Signore, perché è l'unica persona che può aiutarti.